Monza, qui da uno dei rettilinei dei circuiti più lunghi al mondo, partirà il nostro test della nuova Alfa Romeo Giulia, versione 2020, 4 ruote motrici, 280 cavalli. A provarla qui per noi Franco Cunico, tester veloce, campione di rally, che ci darà le impressioni, i tempi e le indicazioni da pilota vero. Circa 30 anni di carriera, giusto? Dal primo all'ultimo, quelli? Sì. 35, un sacco di gare, perché 350 gare, 74 vittorie assolute, 12 titoli nazionali, una gara in campionato del mondo vinta che è nel cuore mio e dei miei appassionati tifosi, quindi no. Tra l'altro tu sei stato uno dei rarissimi piloti del mondo che ha vinto una gara del rally mondiale con un team e un'auto privata. Sì, 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 eravamo tra virgolette privati, perché rappresentavamo comunque Ford Italia ed avevamo una macchina preparata in Inghilterra, però comunque era una macchina... Comunque non eravate il team ufficiale. Non eravamo il team ufficiale, eravamo un team gestito da una scuderia veneta, e quindi un gruppo veneto si è appropriato di una gara che abbiamo fatto nel mondo, che non è male. Dopo Tony Fassina con la Stratos l'abbiamo ripetuta noi con la Escort. Hai provato anche quest'auto oggi, com'è il comportamento dinamico? Beh, allora, intanto partiamo dall'idea che la macchina ha tre posizioni di guida, una parte sportiva e altri due più di comfort di guida normale. Io chiaramente ho provato la parte sportiva soprattutto per cercare di spingere un po' con questa vettura, per portarla un attimo al suo limite, pensando che sia un limite comunque accessibile e un limite potenzialmente possibile per tutti i guidatori. Come hai detto tu, le sospensioni dietro mi hanno fatto subito un'ottima impressione, mi avevi preparato giustamente a questa soluzione. In effetti nelle curve magari un po' lunghe appoggia moltissimo, e questo modello qui in particolare, che è una 4 ruote motrici, appoggia ancora meglio e ti permette veramente una percorrenza di curva con grande sicurezza, e con questo acceleratore che comunque spingendolo permette una percorrenza di curva buona. Franco, abbiamo il benzina 2000 turbo, 280 cavalli. Quello che impressiona di questo motore, soprattutto se lo confrontiamo con altri motori di questo tipo, è che gira relativamente basso. Abbiamo la zona rossa a 6000 giri, quindi bassa per un motore benzina. Spinge bene in maniera progressiva già a 2000 giri, però è pure a 280 cavalli. Ricordi l'Escort Cosworth e gli altri integrali? Certo. 200 cavalli e sotto i 3,5 non andavano. No, certo, turbo lag enorme. Qui abbiamo 280 cavalli eppure spinge da 1800 giri. Sì, sì, veramente una spinta notevole, una bella potenza, comunque nel DNA, ricordiamolo, di Alfa Romeo, che comunque è un marchio tra virgolette sportivo, e tutta questa sportività si sente con in questa coppia notevole. Sì, anche non disturba il fatto che non raggiunga dei livelli altissimi di giri, penso che sia giustamente rapportata. Il cambio che facevi notare tu è un cambio che nella posizione sport cambia velocemente, non è lento come magari i cambi qualche anno fa, e ti dà soddisfazione. Forse poter gestire meglio con le leve in modo manuale il cambio, che non sia automatico il cambio, il passaggio alla marcia superiore, sarebbe meglio, però accontentiamoci di questo. Sì, il faro manuale basta spostarla a sinistra, in questo caso resta bloccato e è comunque veloce, possiamo impostare l'auto e soprattutto la cambiata e il rapporto giusto. Ciò che piace anche di quest'auto è l'anteriore, che ricordiamo comunque è un doppio braccio. Anche lì abbiamo il famoso braccio alto, simile a quello che debuttò sul 156 ai tempi, quelle auto lì con il triangolo anteriore. È una sorta di simil multilink che evita il problema della sospensione lunga sulle trazioni anteriori. In questo caso abbiamo il braccio alto che funziona molto bene e che comunque tiene davanti l'auto incollata e molto precisa e divertente. Sì,
abbiamo un trasferimento di carico laterale che lo senti, perché il peso della vettura, insomma, non è che non si senta, però è ben supportato da anche una posizione magari più sport delle sospensioni, e anche il fatto della direzionalità della vettura con questo sterzo, che si può opzionare in versione appunto sportiva e non solo versione normale, ti permette di avere una bella direzione e una bella sensazione alla ruota. Quindi anche se ti impegni in una guida un po' più sportiva, un po' più veloce, il volante te lo senti con un gran comfort sulle ruote anteriori. Sacrificare magari un attimo l'ingresso per essere più puliti nella guida, nella cambio di direzione destra-sinistra, ti avvantaggia. Infatti, se tu sacrifichi un attimo l'ingresso della curva, assolutamente la macchina ti accompagna con dolcezza e con una buona guidabilità, mentre se tu arrivi un po' forte, arriva questo sottosterzo che ti manda leggermente la macchina dritta, che è un po' penalizzante. E anche penalizzante il fatto che con il traction control, che taglia un po' motore in caso di leggera sbandata, ti penalizza nettamente nella traiettoria ottimale in curva. Ecco, se dobbiamo trovare un difetto è forse proprio quello di non avere l'SP disinseribile totalmente. Questo ci avrebbe aiutato, però l'utente tipo di quest'auto sicuramente non ha il manico di Curico e non la utilizza sulle S di Monza, diciamo anche questo. E l'inserimento sulle auto da corsa, uno è abituato a dare carico all'avantreno perché comunque le slicca tanto grip, e abbassando il frontale con il freno, tenendolo un po' basso in pista, aiuta ad entrare. Su quest'auto ovviamente abbiamo gomme che non sono da pista, assetto morbido, e forse questa tecnica conviene meno. Sì, questa assolutamente l'hai descritta in modo perfetto. Abbiamo delle gomme tra l'altro winter, invernali, per cui ha un po' di galleggiamento, ce l'ha naturale, però proprio per questo galleggiamento, e comunque con queste gomme usiamo per almeno quasi 6 mesi all'anno, la macchina comunque ha una bella direzionalità. A me è piaciuta molto, mi piace anche molto in fase di frenata, dove l'ABS interviene, ma interviene in modo tra virgolette intelligente, non penalizzando troppo, quindi non avendo un salto di pedale fastidioso, ma si può pinzare forte sui freni e avere un buon controllo della vettura in frenata. Qui a Monza 4 volte in un giro circa si raggiungono velocità intorno ai 200 km/h, che non sono velocità che si raggiungono in autostrada. Nonostante questo, l'auto è abbastanza silenziosa e confortevole, anche viaggiando a velocità dove i flussi aerodinamici come i 200 km/h diventano importanti. Se è abbastanza silenziosa a 200 all'ora sui rettili di Monza, su strada o in autostrada 130 forse ancora meglio. La macchina è veramente confortevole, non ha flusci noiosi, anche l'elettoncino posteriore, che dovrebbe dare un po' di carico aerodinamico al posteriore, alla vettura, non influisce a un qualche sibilo strano, gli specchietti neanche, che sono quelli che disturbano forse di più, e quindi dice di essere una bella cosa, sì, assolutamente. Franco, questa veloce T non è la quadrifoglio, non nasce per la pista, però a Monza ci ha fatto divertire. Sì, in una giornata fresca la macchina è andata veramente forte, bella, divertente. Cuore Alfa Romeo.